siamo circondati dagli irriducibili dell'irrilevante, dagli intransigenti dell'inutile, dai precisetti della supercazzola. Non so perché è pieno, mi giro, è pieno sul lavoro, ne incontro ogni giorno, sui social non ne parliamo neanche. Gente che non sa distinguere l'importante, che cosa è importante fare, e rispetto a quello che è totalmente irrilevante, le micro pippettine mentali che non ti cambiano assolutamente niente, sei lì a alzare il ditino, sono gli alzatori del ditino dell'intransigenza inutile e irrilevantistica. Ma perché non vi fermate un attimo, tirate un bel sospiro di sollievo e provate a pensare che cos'è veramente importante? Tutto il resto è irrilevante, i micro dettagli, se manchi la cosa più importante. È come dire, se tu sei a Brighton, pigli la barchetta e vai a farti il girettino, dai una bella rimattina, arrivi in mezzo all'oceano, vicino lì ci abbiamo le palle eoliche, e di sfiga ti si buca la barca, inizia a imbarcare acqua, a quel punto sei perso in mezzo all'oceano, fa un freddo bestia, ipotermia a breve, sei spacciato, che cosa fai? Arriva una barca a salvarti e tu sei lì, questo ti tende la mano e ti dice come here, uno so che cosa dirà, qualcosa dirà, ti prende su, ti vuol prendere su, tu che cosa fai? Stai lì a dire no, aspetta, ti sei lavato le mani, ma perché la barca è di colore rosso e non blu? Ma voti Salvini o Berlusconi? Che cazzo se ne frega? Dagli la minchia di mano e fatti salvare e basta, sempre a spippolare, notare, dire, non è un segno di intelligenza il micro dettaglio se ti passa davanti tutta una roba grande così che neanche l'hai vista, da passare un macro trend. Passato anni a dire oh internet è importante, le aziende che dicevano però il server forse ha bisogno di una banda diversa, l'e-commerce ma no perché poi il negozio adesso valuteremo in un board tra 5 anni e boom, dentro con tutte le scarpe, un trend che ha spazzato via intera industria, tutto il mondo digitale ha spazzato via, e ancora alzare il ditino, il precisetti a dire ma forse perché. L'altro giorno, altro esempio clamoroso, ma fatto da fuori in testa, corso di Yuri Keiki su competenze.it, corso meraviglioso, Yuri è straordinario, fisico pazzesco, 50 anni in una forma strepitosa, ha vinto le Olimpiadi, numero uno, fenomeno, basta, zitti, non puoi dire niente. E un tizio che nei commenti dice sì però forse nel femorale sinistro del rifinimento destro, ma vai a fare in cubes. È questo il grande problema, è l'irrilevanza di quelli che considerano importante l'irrilevante. Parola d'ordine, invadiamo l'irrilevanza.